questa comunità nel 1908, subito dopo il terremoto di Messina. Però questa casa, molto, non solo questa casa, soprattutto la chiesetta già esisteva perché in una malattia di un sacerdote, dopo la guarigione di una malattia di un sacerdote di qui San Pierniceto, Don Francesco Antonuccio, dopo essere stato guarito, quindi aveva fatto un voto, fece costruire questa chiesetta intitolata alla Madonna di Pompei. Così c'era la chiesetta e subito dopo l'abitazione dei propri genitori. Il padre Antonuccio aveva altri due genitori, aveva altre due sorelle che sentivano proprio l'esigenza e l'amore verso la vita religiosa. E quindi la più grande, Maria Vittoria, voleva consacrarsi al Signore, però c'era un ostacolo. L'ostacolo era che i genitori erano troppo anziani e quindi non se la sentiva di lasciarli da soli. Allora Padre Nibare fa la proposta, fa: perché non abbiamo una comunità qui a San Pierniceto, così Maria Teresa può rimanere con i genitori, allo stesso tempo viene questa realtà delle figlie di Milo Zero. Già Padre Antonuccio conosceva Sant'Annibale perché insegnava a Messina e quindi era già affascinato di queste, delle opere del fondatore, dell'Orazionista e delle figlie di Milo Zero. Così, alla proposta di Padre Annibale di aprire una comunità qui, proprio nella casa, di fare una casa adibirla a istituto religioso, così dà anche la possibilità a questa sorella di diventare suora. Già qui, prima delle opere del padre Annibale, padre Antonuccio aveva fatto dei laboratori sia per le persone di San Pediceto, ma anche degli altri giovani che venivano da fuori. E niente, poi quando è arrivato Padre Annibale è stata fatta questa casa e il 10 agosto del 1910 Padre Annibale scriverà le 40 dichiarazioni che sono un po' del nostro itinerario della vita religiosa, dove Padre Annibale aiuta i giovani di discernimento vocazionale a distaccarsi un po' dalla famiglia e dagli affetti personali. Oh, cioè, ci sono queste 40 direzioni dove appunto spiega queste cose per arrivare poi a dedicarsi totalmente al Signore. E quindi, dopo aver acquistato quindi questa casa, anzi, è stata donata da Padre Antonuccio, inizia l'opera di Padre Nicola qui a San Pellicello. Non E negli anni è 90, venuta qui. No. Di tutto il Novecento è stata una barca di benedizioni per la nostra congregazione e anche la congregazione delle Pieghe di Lo Zero, perché qui a Santo Niceto sono nate diverse vocazioni, proprio nostre vocazioniste e delle Pieghe di Lo Zero. E niente, poi Padre Annibale inaugurerà anche la chiesetta che poi verrà fatta ingrandita un po' di più, e già era intitolata alla Vergine di Pompei. E niente, poi, anzi, successivamente la sorella più grande di Padre Antonuccio, più grande perché aveva già 50 anni quando ha preso l'abito religioso. E niente, poi dopo la morte dei genitori di padre Antonuccio è stata tutta alle figlie di Milo Zero. Oggi non hanno più tutta la struttura perché appunto scarseggiano anche le vocazioni religiose, quindi bisogna fare delle scelte. Le suore hanno dato metà dell'istituto Una casa per anziani. una casa per anziani, e quindi le suore hanno soltanto questo lato che poi è stato adibito per loro, e inoltre hanno anche il museo che adesso andremo a vedere e più e la chiesa. Ma che bella Ah, compagnia! oh, 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 o
Qui c'è il nostro superiore, pare Claudio.